Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Sono troppo contenta perché finalmente riesco a girare video con una qualità più alta, dato che ho cambiato il computer e spero, insomma, che la qualità video è migliorata e anche la fluidità del video. Per me è un video particolare. Per chi mi segue su Facebook e su Instagram già sa di cosa parlo, insomma, questo video, anche perché il titolo non vi lascia capire nulla. E nulla, bando alle ciance, vi volevo mostrare cosa mi ha mandato la Urban Decay. Ebbene sì, io ancora, raga, vi sono sincera, non ci credo, perché cioè, l'azienda è stata lei a contattarmi, cioè sono stata contattata da loro, hanno apprezzato moltissimo il mio stile, i make-up che realizzo, e volevano mandarmi, insomma, dei prodotti da provare. Io, quando ho ricevuto questo messaggio, sono stata un'ora tipo ebete, che non capivo assolutamente nulla. E fino a che non ho ricevuto il pacco, io non ci credevo, perché innanzitutto, beh, la Urban Decay, raga, è un'azienda di fama mondiale, ma collabora comunque con YouTuber completamente diverse da me. Hanno svariati iscritti, tante visualizzazioni, tanti iscritti, tanti follower, collaborazioni comunque con case cosmetiche importanti. Io praticamente non sono niente di tutto questo. Sono una ragazza che coltiva una passione, che ogni giorno propone dei look diversi, gli piace truccarsi e essere, diciamo, notata da un'azienda di questo tipo, raga, per me è una soddisfazione immensa, non ci sono parole, è inspiegabile, davvero inspiegabile, una soddisfazione sia personale, ma anche come una mia rivincita, cioè perché comunque io non ho, diciamo, un canale YouTube, una galleria Instagram tanto seguita da poter avere una collaborazione di questo tipo. Cioè, significa proprio che gli piace come mi trucco, quindi è una soddisfazione, raga, che non posso, non so spiegare veramente. Stare qui a impappinarmi, a tremare con la voce, perché non so dirvi quello che provo, onestamente. Sono troppo troppo contenta e nulla, vi mostro subito i prodotti che ho ricevuto e che sto utilizzando perché li adoro. Purtroppo io, per dirvi, tutte le cose che mi hanno mandato non è che me le posso permettere, voi lo sapete. Quindi, quando io ho scartato le varie cose, stavo morendo. Vi dico la verità, stavo al lavoro, tremavo, cioè tremavo, e non piangevo. Beh, è troppo, troppo una soddisfazione, raga, non potete capire, perché significa davvero che apprezzano la bravura della persona. Cioè, un'azienda seria che apprezza la bravura, non si lega solo agli iscritti e a una questione di marketing, ma apprezza la bravura, e sono davvero troppo troppo contenta di tutto ciò. Nulla, vi faccio vedere come mi sono arrivati i prodotti con la bustina loro, che stupenda, io conserverò per tutta la mia esistenza. Il bigliettino che mi hanno scritto me lo tengo per me, perché comunque è troppo, troppo bello. E questa, insomma, è la busta. Ora vi mostro i prodotti che ho ricevuto. C'è anche un regalo per voi, perché comunque mi sembra giusto così. Potevo tenermela tranquillamente, però ci tenevo, insomma, perché so che non sono prodotti che si possono permettere tutte le ragazze, quindi preferisco. Questo, infatti, è per voi. Tutti i prodotti sono stati incartati accuratamente con questa velina viola.
Questa ve la faccio vedere per ultima perché per voi ve lo metterò in un giveaway su Instagram. A proposito di giveaway su Instagram, ce n'è uno attivo fino al 13-14 febbraio, non mi ricordo, quindi andate a dare un'occhiata alla mia galleria Instagram che trovate insomma giù nell'info box come sempre. Allora inizio a farvi vedere le cose. Allora vi faccio vedere questa. La Vice, che quando l'ho vista stavo morendo, e si presenta così. Poi fatemi sapere cosa vi interessa vedere nello specifico, perché se mi metto a fare swatch, eccetera, eccetera, di tutto, non, questo video dura un'immensità, perché già sto parlando da 6 minuti e non vi ho mostrato nulla. Allora, ecco qui. Raga, è stupenda, mi è dispiaciuto perché il corriere purtroppo mi ha fatto rompere una cialdina a metà di questa palette, che sarebbe il colore Discreet, però non importa, cioè è stupenda, davvero stupenda, la luce è accecante, è stupenda. Vi ripeto, qualsiasi cosa volete, una review, un tutorial, quello che volete, me lo scrivete nei commenti, oppure anche degli swatch, vedo di farveli o su Facebook o su Instagram, oppure vi faccio un video swatch, anche perché devo risolvere solo il problema della luce, perché mi sento proprio accecata da sta luce troppo bianca. Poi la Naked 3. E questa pure è stupenda, l'ho utilizzata per il trucco che vi ho postato sabato. È stupenda, veramente stupenda. Poi, oddio, stava morendo un pennello. La Naked, che vedete nel prossimo tutorial, che sarebbe il tutorial di questo trucco. Ed è questa, stupenda. Io di queste qui avevo i dupe, diciamo, quindi immaginate la contentezza quando l'ho ricevuto l'originale. E ora vi faccio vedere le altre cosine. Allora, la Naked Flushed, che è la palettina di bronzer, illuminante e blush. Carinissima. Molto molto bella, questa pure la vedete perché l'ho utilizzata per la base di questo trucco. Poi il mascara Perversion della Urban Decay, che è quello che mi vedete su in combo con quello di Kiko. Comunque di questo trucco vi caricherò poi il tutorial. Ho ricevuto un Primer Potion e questo qui è nella colorazione Minor Sin, che è quello lì glitteroso, quello lì nuovo, stupendo anche lui. L'ho provato solo una volta e devo dire va abbinato necessariamente ad un trucco sheer. Anche se ci è andato ad abbinare un ombretto satinato, comunque essendo molto glitteroso vi rovina il finish insomma dell'ombretto, però è ottimo, cioè davvero io non è perché me l'hanno mandata le cose, però sapete meglio di me che i prodotti Urban Decay è impossibile trovarmi un difetto. Allora, poi ho ricevuto tre fondotinta. La linea è la Naked Skin, quella lì in quei fondotinta, quelli lì in polvere, e sto utilizzando il Medium Light, che è, oddio, che è proprio il colore adatto a me. Si presentano tutti in questi sacchettini carinissimi. Vi faccio vedere com'è. Questa è la palettina, stupenda. Questo pure l'ho utilizzato per questo trucco, è veramente buono. Si può utilizzare sia come cipria per dare una maggiore copertura, magari un fondotinta leggero, una BB cream, o io lo utilizzo a solo come in questo caso, oppure lo utilizzo per il contouring, per illuminare le zone. E poi vi faccio vedere insomma le altre colorazioni. La Warm è un po' troppo scura per adesso,
vi faccio, eccolo qua, medium warmo. E quindi lo conserverò quando prenderò un po' di colore. Eccolo qui. Tutti hanno la spugnettina in dotazione. Io mi conservo tutto tipo reliquia perché, vi ripeto, stento ancora a crederci. E poi la medium neutral. Ed è questa qui che io utilizzerò o come cipria perché diciamo non è proprio il mio colore, non so se si vede perché sembrano tutti uguali, purtroppo con questa luce è un po' più rosato come finish, diciamo, cioè come colore. E quindi vedo un pochettino come utilizzarlo, a parte che è un po' scuro per me, quindi secondo me devo aspettare ad utilizzarlo anche questo, perché sono abbastanza bianchina, come potete vedere. Il mio preferito, vi ripeto, è il medium light, perché ha una punta di giallo che è il sottotono perfetto per me. Poi, sempre della stessa linea, mi hanno mandato la Naked Skin, che sarebbe la cipria in polvere libera, e si presenta con questo tipo di packaging fatto così. Questa ancora la devo provare, quindi non vi so dire nulla. Mi hanno mandato due matite della linea Waterline Eye Pencil, la Street, che sarebbe quella lì verde, e queste qua al limite ve le sboccio, le faccio subito, che è un bellissimo verde bottiglia, verde bosco. Scrivono un sacco, queste matite hanno una durata assurda, infatti con push, che sarebbe questa qui, Blu Notte, voglio tentare di utilizzarla come rossetto in un prossimo look, che poi vi mostrerò sicuramente, e vi farò sapere come si comporterà questa matita, perché il colore è stupendo, è un blu scuro quasi nero, secondo me esce fuori un look gaiardo. E per ultima, questa qui è per voi. Ve la metterò nel giveaway su Instagram perché già ce l'ho io. Ed è la Naked 2. È un regalino per voi perché comunque so che non sono palette, diciamo che tutte quante si possono comprare. Io già ce l'ho e mi sembra giusto darla alle persone che hanno permesso tutto questo, perché comunque sì, posso sapermi truccare, però senza il vostro appoggio, senza il vostro sostegno, io non sarei assolutamente nulla. E questa qui è per voi e per ringraziarvi. E ve la incarto, vi lascio anche la carta perché è troppo carina. E prossimamente la metterò in palio sul mio account Instagram, che vi lascio giù nell'info box. E nulla, ragazze, io vi ripeto, non ho parole, non so esprimere quello che provo in questo momento, perché davvero è una gioia troppo grande. Non riesco, è un misto di emozioni che non saprei esprimere, perché è una soddisfazione veramente troppo troppo grande. Cioè, chiunque al mio posto, penso, non si trova insomma nella mia stessa situazione, cioè che non sa come articolare un discorso, perché davvero è troppo. Cioè, io non mi aspettavo veramente nulla di tutto questo, sono sbigottita. Poi sono stata anche condivisa sulla loro pagina su Facebook, quindi immaginate la mia soddisfazione, non potete capire. E nulla, raga, io
Sono troppo contenta, veramente una volta nella vita qualcosa va come deve andare, una soddisfazione che non potete capire. Sono 3 anni tipo che sto su YouTube, ma la soddisfazione mia più grande è stata questa, perché veramente hanno premiato il merito questa volta. Non hanno visto gli iscritti, non hanno visto le visualizzazioni, non hanno visto niente di tutto questo, anche perché voi sapete che la maggior parte, insomma, delle YouTuber presenti qui sul tubo non è che hanno tutti questi meriti, oppure che hanno questa grande bravura nel sapersi truccare o queste tecniche particolari. Sì, possono fare video carini, un editing perfetto, però come manico, diciamo, se non lo si ha, non lo si ha. È vero, hai le persone che ti seguono, però devi pur saper far qualcosa per come la vedo io. Io magari non ho i mezzi per saperle fare queste cose, però tramite le foto del mio misero iPhone 6 sono riuscita a trasmettere qualcosa a un'azienda come l'Urban Decay, quindi io sono troppo troppo contenta. E niente ragazze, io vi bacio forte, vi ringrazio perché avete subito tutto il mio papelo. E ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao ragazze!